Ragazze, volete del pane tostato? Io sì, grazie. Ellie, mi dai la scodella? Io non ho fame. Devi mangiare qualcosa. Non ho fame, mamma. Non puoi andare a scuola a stomaco vuoto. Dai, su, ancora un po'. Ci vuoi un po' di marmellata? Sì, grazie. Attenta, Brenda! Così me lo versi addosso. Bravissima. Billy Becker è in classe con me quest'anno. No, oh, è stato bocciato anche lui. Che stronza! Ellie! Ha parlato il genio. Sei contenta di cominciare la scuola? Sì. Non è bella la tua sorellina? Jess, tu puzzi. Mamma, Jess puzza. Dovrebbe fare la doccia prima di mettersi a tavola con noi. Mangiate e lasciate stare vostro fratello. È bella? Mm? Tieni il tuo succo. Grazie. Ok, chi mi ha nascosto le scarpe? Jess, come fai a chiamarle scarpe quelle? Le ho buttate via. Cosa? Mamma! Mi dispiace, ma io non mando un figlio mio a scuola conciato come uno straccione. Te ne ho messo fuori un buon paio che portava Brenda. Sono da donna queste. Oggi è la cinghia del ventilatore, però ne ho un'altra. Ellie, tesoro, tieni. Devi asciugare anche questo. Che cos'hai tu? Ho una gara oggi. E allora? Non ho le scarpe. Gliene ho procurate un paio ancora buone. Sì, ma da donna non posso correre con quelle. Tu non sapresti correre nemmeno con le tue. Ha bisogno di scarpe nuove, Mary. Cerca di farti notare da Billy Baker a scuola. Non abbiamo soldi extra da spendere adesso. Certo, se vai in giro così, almeno io mi metto. Sono bisex quelle. Hai fatto quello che devi fare. Guarda come ti sei conciata. Lo faccio per te. No, ci vado adesso. Non ti faccio sfigurare. Non più di 10 secondi a fermata, campione. Dammelo qui! Ho detto dammelo! No, quello è il mio pranzo! Faccio sandwich, Janis! Basta, ragazzi! È il posto statale gratuito per i poveri, zappaterra! Basta, state calmi! Come chiamate la vostra insegnante? Voglio dirlo ad Alexandra. Bocca di mostro, adesso fila. Alexandra, la chiamano Bocca di Mostro Myers. Ho detto fila. E queste sono le regole ferree. Non si parla, non si mastica gomma, non si usano apparecchi elettronici. E siete avvertiti. Se scaricate un qualsiasi compito da internet, verrete scaricati voi in punizione. Allora, vediamo di cominciare bene l'anno facendo ognuno il proprio dovere. Dovete prendere appunti. Lo sai che cos'è? Il mio rivelatore degli sfigati. Jesse Arons, ho dovuto sopportare tua sorella. Non vorrei dover fare lo stesso con te. Oh, che male. E vale anche per te. Mi ha dato un calcio. Sei già morto. Scott Hoger e Gary Fulcher, smettetela. Allora, torniamo a quello che stavo dicendo prima di questa scortese interruzione. Che belle scarpine, Arons. Hai anche sulle mutandine vecchie di tua sorella? Ti ho fatto una domanda, Cenerentola. Ciao ragazzi, bentornati. Spero che abbiate fatto buone vacanze. Professoressa Myers, questa è Leslie Bark, che si unirà a questa classe. Leslie, benvenuta all'Ark Creek. Grazie. Grazie, signor preside. Allora, Leslie, credo che dovrai sederti qui con me stamattina, finché non troviamo dove poterti sistemare. Bene, vorrei cominciare l'anno con una cosa divertente. Voglio che mi scriviate una pagina sul vostro passatempo preferito. Sì? Professoressa Myers, quando dice una pagina, vuole dire tutti e due i lati del foglio? Tu puoi fare solo un lato, Madison. Io ne farò due. Però è un favore. Scusa. Ce l'hai un dollaro? No. Allora te lo dovrai fare nei jeans. Qual è il problema? Stai indietro, sgorbietto. Ce l'hai tu il problema. E anche grosso, novellina. Che belle fette. Hai detto qualcosa? Sì, volevo chiederti, la conosci la storia dei troll sotto i ponti che fanno pagare il pedaggio agli sfortunati viaggiatori?
I troll? Ma che cavolo dice? Non ci provare, sputo. Ho detto un dollaro. Forza ragazzi, in riga, facciamola questa gara, coraggio! Folcher, Hoger, venite! Mettetevi in riga, avanti, presto! Bip, 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 bip! È già morto. State dietro la linea, lo sapete, questo non fate i furbi, indietro! Ehi ragazzina, questo è solo per maschi! Giusto! Ehi, sto dicendo a te! Che c'è, Hoger, hai paura che ti batta? Ai posti! Pronti? Sei morto! Via! Forza Hoger, fagli vedere! Ciao Kelly. 10 secondi, campione. Grazie. Che fai? Mi segui? No, io abito lì. Ah, siamo vicini. Ce l'hai una sorellina? No, solo io. Oh. Ce l'hai qualche Barbie? Sì, devo averne qualcuna. Tu ne hai? Sì, ne ho una. Anzi, una e mezza. E mezza? Una e mezza morta giocando a Barbie sotto tortura. Non conosco questo gioco. La infili nel water e tiri lo sciacquone, la butti dalla finestra più alta. Cose così, è molto divertente. Me lo immagino. Beh, ci vediamo. Sì, ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao papà. Sto andando a fare la spesa, vuoi venire? Sì, certo. Ciao. Tieni, vedrai che ti fa stare male. È Ellie che l'ha fatta cadere. Se ti dico di guardare la piccola, tu la devi guardare, Brenda. Tocca a Ellie adesso. Eh? Io devo fare l'algebra. Mettiamoci un po' di qui. Ehi! Voi ragazze dovete cominciare a darvi da fare molto di più in casa. Non siete più bambini ormai. Maybell! Quante volte ti ho detto di non toccare le mie cose? Non sono stata io! Sì che sei stata tu! Non c'hai le prove! Che fate? Litigate voi due? Papà! Vieni, coccola! Che fate? Sgrida! Ha toccato la mia roba. Quale roba? Com'è andata la gara? La ragazza nuova che è venuta ad abitare qui ha battuto tutti i maschi, anche Jess. Vedi di portare fuori l'immondizia prima di cena. Una goccia. E c'è la magia. Ora a Maybell sbocciano i fiori. Tu dici che sbocceranno? Questa serra si riempirà dei tuoi fiori rossi. I fiori di Maybell. A me sono sempre piaciuti i fiori rossi. Vorrei tutta una serra piena solo di fiori rossi. Sono tanto allegri. Sbocceranno in fretta, vedrai. Dici? Io credo che domani saranno già tutti sbocciati. Anch'io. Buongiorno, ragazzi! Buongiorno, Miss Edmonds! Siete contenti che l'estate è finita? No! No?
Io sì, venite a prendere gli strumenti. Posso prendere i tamburi? Sì. Mi serve, Max? Posso suonare le nacchere io? Certo che puoi. Tutti pronti per fare musica? Falle una foto, così te la guardi anche a casa. Cos'è questo silenzio? Nella vecchia fattoria. No! Non vi piace questa? No! Allora fatemi sentire, forza! Andare in una casa mia. Io voglio vedere questo. Io non so più come fare. Non possiamo andare avanti così. Allora, che cosa ci vuoi mettere? D'altronde io cerco di far bastare quello che abbiamo. Non dico di no, però devi cercare di ridurre le spese. Lo so che è un problema. Vuol dire che cercherò di fare qualche turno in più al negozio. Wow. Disegni molto bene. Sono più belli di tutti i disegni che ho visto. Oh, grazie. Voglio farvi sentire questo tema per due ragioni. Uno, per l'uso corretto degli aggettivi. E due, perché rivela l'attenzione dell'autore a ciò che vedeva e provava. Il che è importante per chi vuole scrivere. Immersione con maschere e bombole di ossigeno. Di Leslie Burke. Leslie? Perché non lo leggi tu? Scendo lievemente nella bellezza primitiva dell'inesplorato mondo sottomarino. Fluttuo in un silenzio che rompo soltanto col suono del mio respiro. Sopra di me c'è solo lo scintillio della luce. Il luogo da cui provengo e a cui tornerò risalendo in superficie. Scendo ancora, sempre più in fondo. Continuo a immergermi lungo banchi di corallo e alghe fluttuanti verso il blu profondo, dove c'è un banco di argente e i pesci. E muovendomi nell'acqua, emetto piccole bolle che come meduse salgono sinuose. Controllo la mia bombola. Non ho il tempo che mi occorre per vedere ogni cosa, ma è questo che rende il tutto speciale. Grazie, Leslie. Stasera alle 7 sul quarto canale c'è uno special su un esploratore marino, il dottor Bob Ballard. Voglio che voi tutti lo vediate e che scriviate una pagina su ciò che avete imparato. Leslie? E se uno non lo può vedere questo programma? Se dici ai tuoi genitori che è un compito, te lo lasceranno vedere. Ma... e se uno non ha la TV? Mio padre dice che la TV uccide il cervello. Tuo padre non capisce niente. Noi guardiamo la TV tutti i giorni. Infatti si vede. Allora, Leslie, tu non lo fare questo compito. Scegli pure un altro tema da scrivere. Certo, la mia vita in caverna. Adesso basta, Scott Hogarth. Pipistrelli in caverna! Diccelo, dai! Quella ci mette nel posto di Janice! Ma ti credo di essere forza! Jess, quelli di terza l'ammazzeranno!
detto, sputo. Filate! Fuori dai piedi, zappatelli! Te le vai proprio a cercare, eh? Guarda che quella le dà anche se non te le cerchi. Così almeno mi ci diverto. Far arrabbiare Janice è uno strano modo di divertirsi. Tu che modo conosci di divertirti? Io non lo so. Facendo qualcosa insieme? Non lo so. Sì, facciamo qualcosa, io ci sto, che facciamo? Tu non c'entri. E perché? Sei troppo piccola. Senti, Maybell, io non le uso più tanto le mie Barbie. Se vuoi, te le regalo tutte. Come, per sempre? Certo. Grazie. Beato te che hai una sorella. Io ne ho quattro e le scambierai volentieri con un cane. Quanto mi piacerebbe un cane. Andiamocene, che magari cambia idea. A chi arriva prima in fondo al viale? Pronti? Via! Pesce cani? Hai visto anche qualche squalo mentre facevi quell'immersione? Io non ho mai fatto immersione in vita mia. Era una balla il tema? No, era un'invenzione. È diverso dal mentire. Quei tuoi disegni, tu le hai forse viste quelle cose? No, però... Ehi, guarda là! Che bello! Quella è una corda vecchia, non c'è da fidarsi. Ma dai, proviamo! L'hai presa? Che vuoi fare? Andare più in alto. Wow, è molto divertente, devi provare, dai. Tieni la testa all'indietro e guarda le nuvole. Sembra di volare. Serve un posto, tutto nostro. Mm? Sai, no? Dove non ci sono le Jenny Severi o gli Scott Hogar. Sì, però quando poi torniamo a scuola sono lì che ci aspettano. Sì, ma un posto molto più bello del semplice non andare a scuola. Pensa se ci fosse un regno incantato che conosciamo solo noi due. Non lo so, se ci fosse? Ok, pensa se l'unico modo che abbiamo per entrarci fosse lanciandoci con quella corda magica. Quella corda magica. Sì. Guarda.
Leslie? 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 Vieni! Aspetta! Non possiamo stare qui, non è terreno nostro. Parla piano o ti sentiranno. Ma chi? Che dici? Ehi, cos'è quello? Wow, Jess, guarda! Che strano. Peccato per loro. Erano quasi arrivati. Arrivati dove? Nel Regno Incantato. E cos'è stato? Cosa? Questo rumore l'ho già sentito, ci deve essere qualcuno. È il rumore dei prigionieri che scuotono le catene. Quali prigionieri? I prigionieri del Signore del Male. Dobbiamo andare. Aspetta, Jess, guarda! E cosa c'è? Guarda là! Accidenti, che meraviglia! Davvero? Ci siamo. Quelle sono libellule. No, sono guerrieri delle province dei rami alti. Io non conosco questo gioco. Quale gioco? È tutto vero. Queste sono le rovine dell'antica grande fortezza, i cui abitanti sono stati imprigionati. Jess, tu e io siamo stati mandati a liberarli. Prigionieri del Signore del Male, ascoltate! Siamo venuti a liberarvi! Ci ascoltate? Se sì, dateci un segno! È solo una folata di vento, è da stamattina che tira singhiozzo. Io non ho sentito! You can have it all if you try.
57 Chevy, she's low, sleek and black. Someday I'll put her on the interstate and never look back. Someday I'm finally gonna let go. I know there's a better way. I wanna know what's over that rainbow. I'm gonna get out of here someday. Someday. Jess, non credi che dovremmo darle una mano? No, ce la fa. Janice, ti sei fatto male? Janice, che succede? Jess Arons mi ha fatto cadere. Con lo sgambetto. Ok, Arons, scendi dall'autobus. Ma lui non ha fatto niente. Fuori. È stato lui, l'ho visto. Certo che è stato lui. Ma che ti è successo? Jenny Severi è una ragazza di grande talento. Riesce a spruzzare ketchup da una distanza di 4 file. Accidenti! Posso lavarmi in casa tua? Se mia madre mi vede così, va dritta a protestare dal preside. E io ho finito di vivere. Oh, ciao! Mamma, lei è Leslie. Ciao, Leslie. Salve. Piacere di conoscerti. Grazie, piacere mio. Allora, vi trovate bene qui, tu e la tua famiglia? Sì, molto. Bene. Vieni, a più tardi. Non troppo tardi, d'accordo? Sempre più strambo quello. Ehi, grazie a Dio ho trovato un'amica. Tuo padre dove lavora? A casa, come mia madre. Fanno gli scrittori. Scrittori? E che cosa scrivono? Romanzi. Ecco perché tu sei così. Che vuoi dire? Beh, ti piace inventare quello che fanno i tuoi di mestiere. Tu sei pratico di ferramenta? No, perché? Beh, tuo padre lavora in un negozio di ferramenta. Ok. Voglio dire che tu sei quello che sei. Non c'entrano i tuoi. Ma se loro lavorano in casa, dovrai stare parecchio con loro. Non è detto. Che cos'è? Una granata. Non ci sono granate qui. Al riparo. Oh. Scoiattolo. Metà scoiattolo, metà scottoghe. Skyjager. Skyjager. Fanteria aerea del signore del male. Ci attaccano. Armiamoci. Si mette male. Li vedi lassù? Sì. Li vedi? Davvero? Sì. Leslie! Vieni, si vede tutto il regno da quassù! Non è figo! Possiamo fare qualsiasi cosa qui! Guarda! È tutto nostro! Dalle montagne all'oceano. Ma cos'è che dovrai vedere? Tutto. Dai, chiudi gli occhi. Ma tieni la mente bene aperta. Oh.
Che nome diamo a questo posto? Terabithia. Buon compleanno. Che desiderio hai fatto? Questa è una fregatura. No, non credo. A me piace. Ti piace una cosa che non funziona? Forse non sappiamo ancora usarlo bene. Senti, tieni la scatola, vedremo di farcelo cambiare. Papà, corri, c'è qualcosa nella serra! Ci mancava solo un animale che mi viene a fare danno qui dentro. Come farai a catturarlo? Questi ortaggi ci servono per andare avanti. Non possiamo permetterci di dividerli con un animale. Allora lo ucciderai? Per forza. Comunque, adesso non entra di certo. Giusto, papà? Io spero di no, ma se viene mi occuperò io di lui. C'è qualcos'altro che posso fare? No, tu vai a fare i compiti, mi ci penso io a sistemare. Sotto il sedile. So che hai fatto il compleanno ieri. Ti piace? Sarà costato una fortuna. Ti importa quanto è costato? Non lo so. Posso riportarlo e prenderne uno meno caro, se vuoi. Grazie. Grazie tante. Jess e Leslie seduti sopra un carrozzino. Guarda, lo Skulljäger e l'avvoltoio. Ehi, sta arrivando. E uno che affronta uno Skulljäger ha paura di un ogre? Miss Edmonds. Allora parli. Posso darle una mano? Sì, certo. E sei anche gentile. Oh, la prendo io quella. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Dove hai imparato così bene? A fare cosa? A usare il martello, non è proprio una cosa da ragazza. Sono anche veloce, come ragazza. Lo sai che voglio dire? Tu disegni molto bene, come ragazzo. Ok, ok, tregua. I tuoi non si accorgono delle cose che porti via. Sono troppo impegnati a scrivere libri. Cos'è stato? Fatti vedere! No! È un grande troll! No, un albero che per poco non ci uccideva. Tu credi che sia caduto da solo, quell'albero? Vieni. Quando il signore del male ha visto che gli Skulljäger non ci fanno paura, ha mandato un grande troll. Ah, grande quanto? Wow. Secondo quanto è grande il piede. Lo credi davvero? Che altro potrebbe essere? Che facciamo adesso? Se avessimo un cane da troll, potremmo seguire la scia e sorprenderlo. Ehi, guarda, vieni! Credo sia andato di là. Siamo i reali di Terabithia e
piacerà! Chi arriva prima alla corda? Figo questo posto! Avanti, fila via, e non farti più vedere. Che cosa stai facendo? Ho sistemato l'opossum. Ah, sul serio? E come l'hai sistemato? L'ho portato nel bosco. Non tornerà, papà, te lo prometto. Cioè, t'ha detto che mai più tornerà nella serra? No, lui, fidati, se n'è andato via e vedrai che Jess, non metterà... tu devi capire bene una cosa, ok? Quello non è uno dei disegni del tuo album. Quello è un flagello che ci mangia il cibo. Ci ruba i soldi e la fatica che facciamo. Ok. Vedi di scendere dalle nuvole. Fa come ti dico. Spegni la luce, Jess. Notte, papà. Uccidiamo il grande troll dopo la scuola. Tu hai la testa tra le nuvole, Lesi. Eh? Non esiste nessun grande troll. Beh, sarà meglio che i terabitiani non ti sentano. Pensano che tu sia il loro re. Io non parlerei di quelle merendine. Tu sei arrabbiato perché a te non le date. Comunque, non venire a piangere da me se le perdo. Io me le mangio, mica le perdo. Jess! Jess! Jenny Severi mi ha rubato le merendine! Jenny Severi mi ha rubato le merendine! Io te l'avevo detto di tenere la bocca chiusa. Lei è lì, tu che cosa pensi di farle? E ti fa pagare anche la pipì. Non è mica giusto. Fare la pipì deve essere gratuito. Pipì libera. 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 Rivoglio le mie merendine, Jenny Severi. Quali merendine, merdina? Tu devi picchiarla, sei mio fratello! Senti, sai che succede se faccio botte con lei? Che lei ti spacca la faccia! No, che mi cacciano da scuola per rissa. A che servirebbe questo? Mi ha rubato le merendine! Vieni. Non importa, Maybell. Gliela faremo pagare. Vero, Jess? Sarà meglio che i terabitiani non ti sentano. Pensano che tu sia il loro re. La stagione della caccia al grande troll comincia oggi. Ciao!
come sei bello! Questo è il vero, unico, autentico cane puro sangue da grandi troll. È per me! Sì, ha appena fatto la pipì nella mia felpa. Wow, Jess! Grazie! Ti nomino Prince Therrien, cane da grandi troll straordinario. PT abbreviato. Ehi, mi sa che ha fiutato un troll. Andiamo! Oh no, abbiamo visto. Brutte bestiacce! È quello? È un grande troll. Grandi fette. Corri! Mamma mia! L'abbiamo seminato. Leslie? Dove avrà il suo punto debole? Uno così ha punti deboli. Non lo so. Così si arrabbia ancora di più. PT! Eccolo! È quello il suo punto debole. Il solletico. Che schifo. Crema di piede di troll. Bravo, PT, bravissimo. Janice, che punto debole avrà? Studentessa di terza classe. Forse studenti di terza classe. Di chi sarà innamorata? No, non lo so. Però di ragazzi di terza classe forse il più fico è Willard Hughes. Ci siamo. Dove? Ok. Scrivi. Cara Janice. No, scrivi tu. Scherzi, Willard scrive da maschio. Cioè, da schifo. Devi scrivere tu. Allora. Cara Janice, tu sei la ragazza più bella e più straordinaria che io abbia mai conosciuto. Come lo riconosco, il suo banco? Dal sangue rappreso e dagli arti strappati. Non so se te l'ho mai fatto capire, ma te lo devo proprio dire. Io ti trovo fichissima. Tu sei la più fica di tutte le ragazze della nostra scuola. Ok, continua. Vorrei scoprire se questa mia attrazione è reciproca. Oh, signor Bailey? Sì? Cercavo proprio lei. Ah, sì? Perché? Qualcuno deve aver vomitato nel bagno delle ragazze. Va bene, vado a vedere. Vediamoci al bus oggi dopo la scuola. Torniamo a casa insieme e parliamo di noi. Noi, maiuscolo e sottolineato. Con tutto il mio amore, Willard. Se scoprono che siamo stati noi, ci ammazzano. Se me lo fai un'altra volta, ti rompo una gamba. Sì, magari la rompo da solo mentre te lo faccio. Ciao, ragazzi. Ehi, guarda, guarda. Willard. Ho trovato il tuo biglietto. Cioè, quale biglietto? Che fortuna, sei stato Willard. Molto dolce. Questi due sono occupati. Da chi? Willard Hughes accompagna Janice a casa oggi. Che cavolo dici? Willard e Janice sono innamorati pazzi, sai? Sì, nei tuoi sogni. Sbrigati a dirlo a Willard, però, perché mi sa che lui sta andando a casa col suo boss. Ehi, Janice, cos'è successo? Willard non sapeva di essere innamorato pazzo di te. E
E vai. Andiamo? Sì. Vengo anch'io. Tu non c'entri. È un paese libero questo. Non ti azzardare a seguirci, se no io dico ad Alexandra che ti tucci ancora il pollice. Allora che dici? Devono aver finito il libro. E come lo sai? Ehi, Leslie, dacci una mano. Andiamo. Ciao, mamma. Ciao, Leslie, vieni. Coraggio, diamoci da fare. Lui è il mio amico Jess. Puoi aiutarci? Ah, sei tu il famoso Jess. Ciao, io sono Judy. Leslie dice che sei bravo coi pennelli. Prendine uno e datti da fare. Coraggio. Voglio assolutamente finire questa parete, così quando ci cadrà il sole la vedremo prendere fuoco. Hai una mano molto ferma, Jess. È una mano da artista, dico bene? Sì. Sai, la possibilità migliore che ci offre la vita è quella di fare duramente un lavoro utile. Lo ha detto Teddy Roosevelt, e mica io. Avevo detto? Ne valeva la pena? Ciao. Jess, fai subito i compiti, ok? Comincerò a lavorare al negozio anche il weekend tra un paio di settimane, perciò dovrei farti carico di altre faccende in casa. Sai, la possibilità migliore che ci offre la vita è di fare duramente un lavoro utile. Lezioni di disegno? No, io ho fatto tutto da solo, veramente. Allora hai talento. Jess, non farti mettere sotto dagli altri ragazzi. Oh, prego. Grazie. Vengo dal bagno delle ragazze. Chiusa dentro c'è un'alunna che piange disperata e credo che sia Jenny Severi. Non sarà mica ancora per quel nostro scherzo. Non credo, ma vieni a vedere. Pipì libera! Vattene! Fuori di qui! Devi andarci a parlare. Vuoi scherzare? Non è un pianto da cosa leggera. Deve essere successo qualcosa di grosso. È il bagno delle donne e non ci posso entrare. Io non ci vado lì dentro da sola. Che succede? Una che affronta un grande troll ha paura di una povera alunna di terza. No, non te lo voglio dire. Ma perché no? Te lo dirò lì. Sì, sai, mi ha fermata e mi ha fissata negli occhi. Sono sicura che vi piace. Mm.
Suo padre la tratta malissimo. E allora? Anche mio padre mi tratta male, quasi sempre. Lui la picchia. Ah. I vicini li hanno sentiti gridare così forte che hanno chiamato la polizia. La cosa si è saputa ed è arrivata anche agli orecchi di quelli di seconda e di terza. Il che spiega perché lei è così. Allora tu che l'hai detto? Beh, di quando ho detto che non avevo la TV e tutti si sono messi a ridere. E che so che cosa vuol dire quando gli altri pensano che sei strana. E lei che cosa ha detto? Mi ha chiesto un consiglio. Jenny Severi ti ha chiesto un consiglio? Sì. E tu? Beh, le ho detto di fare finta di non sapere di che cosa chiacchierano i compagni e che tra un po' di tempo se ne saranno tutti dimenticati. Però... E poi le ho dato una gomma. Meglio andare. Sì. Ci torniamo domani? Non posso, ho da fare. E dopodomani? È domenica, andiamo in chiesa. Posso venirci anch'io? Non ti piacerebbe. Perché? Sì, invece. Non fanno mica entrare in jeans. Ho anche i vestiti, Jess. Tu col vestito? Chissà che scena. Ciao. Cosa manca a Terabithia? Le campane! Sono contenta di essere venuta. Tutta la storia di Gesù è molto interessante, vero? Ma che interessante! Fa paura! Quei chiodi conficcati nelle mani! È perché siamo tutti peccatori che Dio ha fatto morire Gesù! Credi davvero che sia così? È nella Bibbia, Leslie. Voi ci dovete credere e vi fa orrore. Io sono libera di non crederci e lo trovo bellissimo. Ci devi credere nella Bibbia, Leslie. Perché? Perché se non credi nella Bibbia, Dio ti manda all'inferno quando muori. Wow, Maybell! Chi te l'ha detto? È così, vero, Jess? Dio ti manda all'inferno se non credi nella Bibbia. Io credo di sì. No, io no. Non credo proprio che Dio si metta a mandare le persone all'inferno. Ha troppo da fare con tutto questo. Jess, dammi una mano. Sì, arrivo. Vammi a prendere il trapano nella serra. Non sei ancora riuscita a farli seccare? Ah, spiritoso! Guarda! Hai mai pensato a metterli al sole? Jess. Jess, le mie chiavi. Cosa? Le mie chiavi non me le hai ridate. Allora? Io ho appoggiato il trapano qui. Devono essere... Jess, le chiavi del negozio, della cassa, del magazzino. Se devono cambiare le serrature, se ne vanno $600 del mio stipendio. Devono essere qui. Se io non ho le chiavi per aprire questo weekend... Le troverò, papà, vedrai. Sì, potresti disegnarmi dei soldi per ripagarle. Per te è più facile. Fa qualcosa di utile. Disegnami delle banconote. Ti ho detto che le troverò. Che faccia triste. Che ti è successo? Ho perso le chiavi del negozio di mio padre. E adesso lui deve ripagare nuove chiavi, nuove serrature. Maybell.
Per favore, non vi arrabbiate con me. Cosa? Senti, Jess, io so dove sono quelle chiavi. Lo sai? Ti ricordi delle campane che volevamo fare? Beh, doveva essere una sorpresa. Cercavo dei pezzi di metallo da appendere e Maybell voleva contribuire. E tu gliel'hai permesso? Maybell, perché mi hai detto che le chiavi erano per terra? Erano per terra! Certo, per terra dentro la serra, ma che cosa ti ha preso? Papà voleva uccidermi. Io te l'avrei detto al momento giusto. Tu sai dove sono le chiavi? Ciao ragazzi! Dì alla mamma che io vengo tra poco. Direi a papà che le ho prese io. Sta tranquilla, è compito mio riportargli le chiavi, va a casa. Wow. È proprio in piena. Coraggio, andiamo. Scendi dalle nuvole, figliolo. Disegnami dei soldi. Fa qualcosa di utile, disegnami dei soldi. Smettila di rimuginare. Non è uno dei tuoi disegni, questa è la realtà. Jess! Insomma, che ci sarà mai di tanto bello in questa realtà? Me lo dici? E se fa prima il signore del male a prendere le chiavi? Io non ho paura del signore del male, le prenderò io quelle chiavi. Sta dietro di me. Jess, girati, ce ne sono altri. Tieni, prendi questo. Jess! Vitti, addosso! Chiavi. Qui. Apri questa. Dove sono i guerrieri di Terabiti adesso? Non lo so. Stupendo, così siamo in tre. Così siamo pari. All'assalto! Sei morto! 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 Andiamo! Vieni, PT! Sei morto!
Ciao. Jess, ti ho chiamato 3 volte! È la tua fidanzata? Non è la mia fidanzata. Ciao. Ciao, Jess. Ma chi parla? Lo so che è sabato, ma è la tua insegnante, Miss Edmonds. Stamattina volevo portare i miei nipoti in città, al museo. Ma mia sorella ha cambiato programma all'ultimo momento e così ho pensato che... Ehi, mamma! Cos'è la bambina? No, tranquilla, Mabel è con lei. Oh. L'insegnante vuole portarmi al museo. Posso andare? Miss Edmonds, allora vengo. Tutto ok? Sì. Sì? Sì, prof. Qualcosa? No, tutto a posto. Uno dei miei preferiti. Chissà se anche lui ha cominciato con un album come te. Leonardo da Vinci lo ha fatto. Sono incredibili i dettagli che ci sono. C'eri già stato in un museo, vero? No, questa è la prima volta. Ah, sì? Sì. Allora sono onorata. È una bella giornata oggi. È piovuto tanto questo mese che cominciavo a temere che fosse come quel mito giapponese in cui il sole si ritira in una caverna e giura di non uscire più. Lei sa proprio tutto.
No, neanche per sogno, però cerco di tenere la mente aperta e non immagino le cose che trovano il modo di entrarci. Anche Leslie Burke lo dice. Mi ha detto di tenere la mente bene aperta. Leslie Burke ha ragione. Una mente come la tua, bene aperta, può creare tutto un nuovo mondo. La ringrazio molto. È stato un grande piacere. Magari possiamo visitare un altro museo. Assolutamente. Ciao a tutti. Eccolo, che vi dicevo? Oh mio Dio, Jess! Si può sapere dove sei stato? Dove sei stato? Mamma, io te l'ho chiesto. Non sono mica... Pensavano che fossi morto. Brenda, zitta. Morto? La tua amica Leslie è morta. È annegata in un torrente stamattina. Ha cercato di lanciarsi sull'altra sponda con una corda che si è spezzata. Deve aver battuto la testa. No. No, quella non è una corda qualunque. Non si è spezzata. Non poteva. Si è spezzata. Mi dispiace, Jess. No, è una balla. Non può essere morta, è una balla! Jess! Non me ne importa niente. Figurati, è un tale cretino. Ciao tesoro, vuoi fare colazione? Io devo fare le mie faccende prima. Fa tutto tuo padre oggi, tu siediti. Jess, tuo padre e io oggi vorremmo andare a fare le condoglianze ai Burke. Soltanto noi tre. A fare cosa? Tu devi essere Jess. Sono il signor Arons. Lei è mia moglie Mary. Ci dispiace molto per Leslie. Condoglianze. Ciao, signora. Jess. Qualsiasi cosa possiamo fare, noi abitiamo di fronte. Peccato conoscerci in queste circostanze. Noi volevamo venire da voi prima. Ti voleva bene, Jess. Sai, Leslie non ha mai avuto fortuna con le amicizie nell'altra scuola. Speravamo che trasferendoci qui riuscisse. Ha detto che se non era per te,
Jess, sei il migliore amico che lei abbia avuto. Voglio ringraziarti per questo. Si figuri. Mia moglie e io ci chiedevamo del funerale. Abbiamo deciso di riportare Leslie a casa, perciò non ci sarà nessun funerale. Jess, la prossima volta dovremmo portarci anche Leslie. Sarebbe contenta. Ehi, Jess. Mi dispiace per la tua amica. La funzione del pronome dimostrativo. Allora, sei tu il più veloce della classe adesso, eh? Il nome facendone. Ehi, sto scherzando. Sei impazzito! Jess Arons, aspettami fuori in corridoio. Leggete in silenzio finché non torno. Wow. Jess. Quando morì mio marito, mi dicevano tutti di non piangere. Volevano aiutarmi a dimenticare. Ma io non volevo dimenticare. Le cose che si inventava quella bambina. Non capitano spesso a alunne come lei. Quindi mi rendo conto che se è dura per me, deve essere molto più dura per te. Leslie! Raggiti forte, non ti muovere.
Aggrappati al mio braccio, ti tengo io, sta tranquilla. Che volevi fare? Stavo in pensiero per te. Sbagli, io non te ci voglio qui. Volevo venire con te. Va a casa, questo è il nostro posto. È il nostro posto. Va a casa, hai capito? Tesoro, che succede? Che cos'hai? Che cosa c'è, piccola? Jess, non è niente, figliolo, va tutto bene. È tutto finito. È come dice la Bibbia. Lei andrà all'inferno. Io non so quello che fa Dio, ma di certo so che non manderà all'inferno quella ragazzina. Allora ci andrò io, perché è tutta colpa mia. Tu questo non lo devi nemmeno pensare. Ma è così. Non l'ho invitata a venire al museo con me. Non ho voluto invitarla. E lei è venuta qui da sola. È colpa mia. No, 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 no. Non è colpa tua. Quello che hai fatto tu non c'entra. È terribile, lo so. È una cosa assurda, ma... non è colpa tua, Jess. Lei per te è stata speciale fin dal primo momento, vero? Fa tesoro di quello che t'ha dato. Così lei continuerà a vivere. Maybell. Senti. Scusa per quello spintone. Sono stato stupido. Ho sbagliato. E divento matto se non mi parli. Nelle tue mani adesso.
Scusami, non ti avevo visto. Posso usare il legname che avete lasciato? Sì, sì, certamente. Tutto quello che trovi lì. Sai, avevo pensato di... Volevo lasciarti Prince Therian, ma io non riesco a privarmene. Leslie vorrebbe che lo teneste voi. Già. Giocando. Solo io e le Barbie. Ok, ma io conosco un posto incredibile per giocare. Però devi promettere di non parlarne mai a nessuno. Né a Brenda, né a Ellie, nemmeno a Joycey. Io direi a Joycey un segreto tra te e me. Lei è soltanto una bebè. Hai ragione. E quindi non può fare la principessa ancora. Dovrà farla qualcun'altra. La principessa? Chi è che farà la principessa? Fai attenzione. Attenta. Così. Non stai sbirciando, vero? Alza il piede. Così. Bene. Ok, apri adesso. Niente ci schiaccerà. Wow! L'hai fatto tu? Sì. Solo un secondo. Guarda. Devono aver saputo che la bellissima ragazza che sta arrivando oggi è la futura regina di Terabithia. Chi ha saputo? I terabitiani. Stanno aspettando. Dove? Io non li vedo. È un'antica foresta, Maybelle. Piena di magiche creature, di amichevoli giganti e di tutto quello che riesci a immaginare. Però devi guardare con attenzione e tenere la mente ben aperta. Allora, che ne dici? Ci saranno anche dei fiori rossi? Tutto quello che vuoi. Wow! Anche un castello, vecchio e grosso, con torri e bandiere. Ma certo. Guarda, Jess, è bellissimo. C'è anche un re. Sei tu il re, Jess? Solo se tu sei la principessa. Thank you.
I couldn't hear what you tried to tell me. I thought that I knew all I need to know. I didn't understand that the doors you would open could take me somewhere I wanted to go. I'm grateful for my eyes, I can see your face and the sun shining through on that special place. And you were always gonna be my I was always queen. Gonna be your queen. I was always gonna be your you were king. Always gonna be my you know that king. We can always be. Remember now, whatever may come, whenever you're lost, remember there'll always be a place for us. Castles rebuild and crumble to dust. Don't worry, there'll always be a place for us. I was always gonna be your you were king. Always gonna be my you know that king. We can always be anything. Remember now whenever may come, whenever you're lost, remember there'll always be a place for us. Castles rebuild and crumble to dust. Don't worry, there'll always be a place for us. For